In 30 anni sono cambiate tutte le cose, il mercato, le mafie, le abitudini di consumo. Ciò che non è cambiato è il proibizionismo, le politiche repressive che non hanno portato alla riduzione del consumo di un solo grammo e che hanno tenuto lo status quo, il monopolio delle mafie. La proposta di legge modifica il testo unico sulle droghe, in particolare l'articolo 73, in due aspetti principali: decriminalizzare completamente la coltivazione domestica per uso personale, recepisce la sentenza delle sezioni unite della Cassazione che hanno detto che non è penalmente rilevante se è finalizzata all'uso personale, ma noi facciamo un passo in più, diciamo anche che non è rilevante da un punto di vista amministrativo, cioè non si può neanche sanzionare per via amministrativa il cittadino che coltiva per un uso personale. L'altro punto è quello di effettuare una forte depenalizzazione. In Italia in 7 casi su 10 si finisce in carcere anche per fatti di lieve entità legati alla violazione del testo unico sulle droghe. Questo ha effetti devastanti, soprattutto su giovani, giovanissimi. Abbiamo sentito l'urgenza di aderire a questo appello perché riteniamo che sia il momento giusto per squarciare il velo dell'ipocrisia e provare a portare avanti delle politiche che vogliano portare avanti magari la prevenzione e non la repressione. Penso che ogni politica proibizionista sia sbagliata, inefficace. C'è la mia adesione, posso parlare a nome di nessuno se non mio, sarebbe bene trovare punti di incontro, maggioranze in altre parole. Penso che sia molto complicato arrivare ad un punto di sintesi perché all'interno di questa commissione, della nostra commissione, abbiamo due proposte di legge che sono agli antipodi l'una dell'altra. Partiti di centrodestra sono liberali quando si parla di condoni edilizi, tasse non pagate, lì bisogna depenalizzare, bisogna rivedere, invece magicamente diventano manettari quando invece si parla di altri temi, tra cui le sostanze stupefacenti. Con tutta sincerità, apprezzo le dichiarazioni che sono state fatte su un'alleanza. Il Movimento 5 Stelle c'è, l'appello è stato firmato anche dal Presidente della Commissione Giustizia, Mario Perantoni, però è anche vero che ad oggi il dibattito che c'è stato alla Camera è stato un dibattito molto difficile. Io ricordo che in legge di bilancio per soli 2 voti non è passato l'emendamento che andava a sistemare il mercato della canapa industriale. Attenzione a fare i passi giusti, evitando uno stallo. Dobbiamo dimostrare dei fatti. Non è l'obiettivo massimo a cui noi vorremmo tendere, ma è, diciamo, l'obiettivo che noi abbiamo ritenuto possibile ottenere in questi 5 anni di legislatura. Parallelamente, diciamo, alla sua proposta di legge ce n'è un'altra a prima firma Riccardo Molinari della Lega che invece va in direzione opposta, vorrebbe di fatto eliminare la possibilità di accedere alle misure alternative, quindi far scattare immediatamente il carcere e aumentare le pene. Dal punto di vista politico, considerata anche la posizione del centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, da sempre contrari su queste tematiche, come si trova quel compromesso che è stato ribadito oggi anche da esponenti del Partito Democratico come Verini? Da un punto di vista tecnico, la proposta della Lega è stata letteralmente smontata perché ha un aumento delle pene per cui addirittura il fatto di lieve entità sarebbe punito con una pena maggiore del fatto che non è di lieve entità. Da un punto di vista politico io credo questo. Se le forze politiche che ad esempio erano oggi qui volessero andare avanti e approvare un testo di legge come quello di cui parliamo, i numeri ci sono. Non c'è il rischio, secondo lei, che venga tutto sacrificato come sempre sull'altare della governabilità? Si tratta di trovare una mediazione per fare passi in avanti. Questa norma è già una mediazione che tra l'altro risponde alle linee programmatiche della ministra Cartabia, che ha parlato della necessità di non riempire le carceri per fatti di lieve entità, ma anche ai rilievi che la Corte Costituzionale negli ultimi anni ha fatto rispetto alla Fini-Giovanardi. I numeri ci sono e supererebbero quelli della Lega. L'appello che possiamo fare è a alcune forze liberali della destra, perché questa è una battaglia liberale, lo ricordiamo a Forza Italia, però sicuramente i rapporti di forza vanno fatti valere. Spero davvero che si utilizzi questa seconda parte di legislatura per fare un passo in avanti su questa questione. Non è la legalizzazione tout court della produzione e del commercio che a noi piacerebbe, ma è un passo importante nella direzione giusta.